La Caritas in Veritate riprende, spiega e approfondisce un'espressione che appartiene alla tradizione della dottrina sociale cattolica, l'espressione sviluppo umano integrale. Nel 1967 Papa Paolo VI aveva pubblicato questa enciclica che ebbe ai tempi un impatto molto forte e che continua ad avere delle caratteristiche particolari di profezia anche oggi, intitolata Populorum Progressio, il progresso dei popoli. In un decennio, gli anni 60, in cui c'era molto ottimismo sulle possibilità di progresso, in un decennio quindi molto diverso da quello che stiamo vivendo attualmente, che è un po' grigio e un po' timoroso del futuro, parlare di progresso era facile, parlare di progresso negli anni 60 era facile. Ma Paolo VI allora e la Caritas in Veritate oggi toglie di mezzo tutte le faciloneria e mette a fuoco cosa significa vero progresso. Vero progresso è lo sviluppo di tutto l'uomo, di tutti gli uomini. Quindi è uno sviluppo che ha a che fare con la profondità dell'essere umano, del mistero profondo di ogni persona e con l'estensione a tutti gli uomini della presente generazione e anche a tutti gli uomini che appariranno sulla Terra nel futuro. C'è questo orizzonte profondamente globale, sia in senso geografico, tutti gli uomini sulla Terra oggi, sia in senso temporale, tutti gli uomini. Abbiamo bisogno di prenderci cura anche delle future generazioni. Questo è il significato di sviluppo umano integrale nella Populorum Progressio e questo è il significato che la Caritas in Veritate riprende e approfondisce applicandolo nel concreto alla situazione del XXI secolo. Sviluppo umano integrale vuol dire di tutto l'uomo, non solo la dimensione materiale, ma anche la dimensione immateriale, la dimensione del senso, di tutti gli uomini, non solo la preoccupazione per la propria realtà locale, per la propria regione, per il proprio paese, per la propria area geopolitica. Tutte cose importantissime che non vengono negate, ma con un respiro più grande, con l'orizzonte che include tutti gli uomini.